Signor Sindaco, lei si deve mettere un po' nei nostri panni. Io sono portavoce, ma di chi anche non ha voce. Però qualcuno si deve muovere su questo, non ci possono abbandonare. Dietro alla testimonianza di Linda Esposito c'è il dolore di tanti altri disabili che richiedono l'assistenza domiciliare interrotta il 31 luglio. La DH, per la 55enne affetta da distrofia muscolare sin dalla nascita e per le persone come lei o che persino vivono un disagio più grave, non è soltanto un aiuto fisico, ma una speranza. Basterebbe un niente, avere più sostegno, almeno dalle pubbliche Amministrazione. amministrazioni. Questa speranza per Linda si chiamava Anna, o meglio continua a chiamarsi perché l'operatrice, malgrado 6 mensilità che la cooperativa Care le deve e lo stop al servizio, continua quasi quotidianamente a bussare alla sua porta in un appartamento del Parco Vittoria. Mi è stato mandato un angelo. In primis mi aiuta psicologicamente, poi nei miei bisogni quotidiani mi dà tanta forza di andare avanti. Era il 2015 quando Linda fece richiesta dell'assistenza. Prima bastavano le sue 2 sorelle a prendersi cura di lei e da quell'anno la sua vita è iniziata a cambiare, almeno per un'ora al giorno, il tempo in cui Anna le teneva compagnia e la aiutava ad eseguire i gesti più semplici come andare in bagno, cambiarsi, pettinarsi, mangiare. Oggi, invece, senza e con il caldo torrido, tutto diventa più difficile. La tragedia nella tragedia. L'altra volta sono svenuta, grazie a mia sorella, entro in bagno. Entrando in bagno devo aspettare chi viene ad aiutarmi. A volte sto 3-4 ore. Nonostante la sua vita da qualche anno sia incorniciata nella sua stanzetta e negli spazi verdi del parco, Linda è riuscita a costruirsi il suo mondo, un mondo popolato da Anna, sua sorella Rosaria che vive con lei, dalla visita dei nipotini e dalle televendite. Di cosa? Di tutto, perché io non posso andare in giro per i negozi. Allora loro, facendo questo, io mi sento che vado nei negozi, posso comprare vestiti, bigiotteria, quello che posso. Senti, fumi un sacco. Non tanto. È la mia distrazione per non andare in manicomio. La forza e l'allegria espresse dalla voce di Linda, tuttavia, tradiscono un malessere interiore acuito dall'interruzione dell'assistenza. Un malessere profondo come quello emerso dalle ultime volontà di DJ Gabo. Una storia la cui fine la donna non ha paura di voler imitare. Io sono gioiosa nella vita, però in questo momento io penso a questo e sono quasi convinta che lo voglio fare. Quindi di fare come lui, andare in Sì, Svizzera e...